Para esta ocasión vamos a centrarnos más en la parte de instalaciones. Trajimos al profesor Gianluca Morini de la Universidad de Bologna para justamente tratar este tema. Él es experto en específicamente el tema de las instalaciones en edificios de madera. Así que nada, dejo con ustedes a Gianluca Morini. Pueden sin duda parar, preguntar entre medio. Yo voy a estar haciendo la traducción. Así que vamos a andar así, va a funcionar bien. Muchas gracias. Grazie. Non parlo spagnolo, anche se capisco. Soprattutto se uno parla piano, riesco a capire perché sono lingue latine, l'italiano e lo spagnolo, quindi posso capire. Spero che anche voi riusciate a capire quello che vado a dire in queste lezioni, ma c'è il traduttore, quindi sono tranquillo da questo punto di vista. Bueno, dice che no habla castellano, algo entiende, sobre todo si es que hablan lento, y espera, él también va a hablar lento, tratando de que entiendan un poco, pero yo voy a estar haciendo la traducción, así que vamos a ver. Se avete domande, preguntas. Sí. Quando parlo, fermatemi, stoppatemi, è possibile interagire subito, perché preferisco, insomma. Quindi io provo anche come italiano a usare le mani, perché gli italiani usano molto per fare capire quello che dicono anche le mani. Quindi. Che dice che se tienen preguntas, che lo paren, levanten la mano, prefiere así, para ir aclarando al tiro las dudas. Y que va a usar mucho las manos porque como es italiano se expresa también con las manos. Ok, cerco di collegare il discorso che faccio io oggi sull'energia a quello che avete fatto nelle lezioni precedenti con chi avete visto prima di me. In particolare la presentazione su le strutture, le tipiche strutture delle case in legno presentate credo qualche giorno fa, no? La settimana scorsa. E per questo provo a richiamare un po' di fisica dell'edificio. Proviamo a capire quali sono i termini importanti che entrano in gioco nel bilancio energetico dell'edificio. Va a intentar amarrar esta presentación con las presentaciones anteriores, sobre todo con la presentación de la semana pasada, en la que vimos ya algunos detalles de cómo, de estratigrafías, tipos de edificios en madera. Y para eso va a repasar parte de la física del edificio, la física de la construcción y la edificación. Con una aggiunta respecto a quello que avete visto la volta scorsa. Avete visto il funzionamento in regime stazionario, quando la temperatura esterna è fissa e la temperatura interna è fissa. Ma la temperatura esterna e la temperatura interna non sono mai fisse, cambiano. Quindi bisogna studiare il comportamento dell'edificio in regime non stazionario, in regime dinamico. Con una complejidad adicional con respecto a los cursos anteriores, que ahora vamos a ver un poco de los principios del estudio dinámico del comportamiento del edificio, porque hasta ahora habíamos visto situaciones en las cuales la condición externa e interna están fijas, pero eso en la realidad no es así, la temperatura interna va cambiando, la temperatura externa también, y por lo tanto el comportamiento del edificio también varía. Poi passeremo agli impianti, installaciones, differenti tipi di installaciones che si possono utilizzare negli edifici in legno. Después vamos a passare alle instalaciones, a ver distintos tipos de instalaciones che si tienen que usar en edificios de madera. E poi provo a fare un parallelo tra la legislazione
azione che c'è in Cile sulla certificazione energetica e quello che è passato in Italia come legge di certificazione. L'intento è quello di spiegarvi che non è semplice questo progetto e che richiede tempo per poter essere capito dai progettisti e dai committenti, dalle persone. Che... Después, en la última parte, va a intentar hacer un paralelo entre la situación chilena con respecto a la certificación energética y lo que ha sucedido en Italia. Sobre todo con el interés de mostrarle que esto no es fácil y que requiere mucho tiempo para poder llegar a un estado de régimen. En particular en el país latino. Sí, en particular en países latinos donde siempre hay una vuelta que darle al problema. Ok, partiamo con la fisica dell'edificio. Provo a non usare molte formule perché è complicato seguire la matematica. Provo a spiegare i concetti. E per spiegare i concetti provo anche a usare la lavagna per fare qualche disegno al volo, se mi permettete. Fisica dell'edificio significa fare un bilancio di energia tra l'energia che entra e l'energia che esce dall'edificio, quindi è molto semplice. La fisica della costruzione è fare un balance entre l'energia che entra e l'energia che sale. La prima formula che vedete nella slide, quella in alto, quella vi permette di calcolare quanta energia l'edificio chiede per poter mantenersi ad una certa temperatura interna. Questa prima formula espressa il calcolo di quello che si necessita in termini energetici per mantenere una certa temperatura interna dell'edificio. Quella formula per l'inverno dice che dall'edificio esce una quantità di energia che lì è chiamata QH. QH sono le dispersioni verso l'esterno. Tipicamente in inverno dentro abbiamo 20 gradi, fuori possiamo avere meno 5 e quindi ho dispersione verso l'esterno. Meno 5 è tipico per il centro dell'Italia, in Cile voi avete tutto, perché in Patagonia voi avete meno 20, il nord anche. Non c'è problema al nord. QH. QH entonces expresa la cantidad de energía que se pierde del edificio, que sale del edificio hacia afuera. Típicamente en una situación de invierno, para el centro de Europa, estamos hablando de 20 grados dentro, menos 5 afuera, y eso significa que hay un intercambio de energía entre el interior del edificio y afuera que se expresa con este, con ese factor. Ma questo termine è fatto da due termini. Il primo è QH legato alla trasmissione attraverso i muri, e lì conta la stratigrafia che hanno gli elementi del vostro edificio, l'isolante, lo strato di legno interno, lo strato di legno esterno. Questo influenza quanto calore passa attraverso gli elementi del vostro edificio. Il secondo termine è legato alla ventilazione, ai ricambi d'aria. L'aria entra ed esce dall'edificio. E questo termine qua somma i contributi di queste due perdite. Se te QH sta composto con un termine, QH e R, che sono la transistanza tra vede il conjunto di materiali che compone l'envolvente. Quanto si è stabilita
pérdida de energía de este más la pérdida de energía de este forman el guacha completo. Ma questa è la perdita. Ma un edificio ha anche dei guadagni, perché anche in una giornata in inverno molto fredda, voi avete il sol. Sol? Il sol. La casa riceve energia dal sole e quello è il termine che vedete dall'altra parte. In questo bilancio è contato come positivo quello che la casa perde, poi c'è un meno. Questo vuol dire che la casa guadagna anche qualcosa, sempre. In inverno grazie al sole e grazie alle attività interne. Questo oggetto sta scaldando, l'illuminazione interna sta producendo calore. Tutto quello, noi in questo momento siamo tante stufe accese dentro una stanza. Quindi noi abbiamo un contributo interno e legato al sole che è molto importante tenere in conto in questo bilancio. In inverno conta di più questo, in estate conta di più questo. Entonces, il balance final va a estar dado non solamente con las pérdidas, sino también con las ganancias. Esas ganancias están expresadas de nuevo en dos factores: las ganancias solares. También a través de las ganancias internas que se pueden generar por los artefactos que están encendidos o por las personas que están usando el vacío. Esos artefactos pueden ser una estufa o puede ser un proyector, un computador, la luminaria, todo genera energía que está contribuyendo positivamente a calentar el interior. Entonces, en invierno este factor va a ser más relevante para el cálculo y en verano las ganancias van a ser más relevantes. Infatti, nella normativa europea, noi usiamo vado a recuperare dopo queste slide qui. Noi usiamo due modi di scrivere il bilancio. Questo è il modo per l'inverno. Nell'inverno abbiamo questo che è la perdita, trasmissione e ventilazione, questi che sono i guadagni interni, però in inverno quello che è il guadagno, quello che è l'energia che si produce, non tutta l'edificio lo riesce a valorizzare. C'è un rendimento, c'è un termine che è un numero tra 0 e 1 che mi dice qual è la percentuale del calore che si sviluppa all'interno dell'edificio che l'edificio è in grado di valorizzare dal punto di vista energetico. Se io produco 10, non è detto che sottragga 10 alle perdite, sottrarrò 10 moltiplicato per qualcosa. Normalmente sottraggo 10 nei periodi più freddi, ma quando arriva la mezza stagione, se io ho un forte contributo interno, l'edificio non è in grado di usarlo tutto e se lo usa male, questo tende ad aumentare un po' la temperatura all'interno dell'edificio e mi si allontana dal valore che voglio io dentro l'edificio. Quindi il concetto è non tutti i carichi interni vengono valorizzati al massimo. Questo è il termine che ci dice quanto dei carichi interni l'edificio riesce a valorizzare. Non so se... A ver, no todas las ganancias internas son, bueno, internas y solares, se consiguen usar para la calefacción o para el beneficio del edificio. Entonces, esto de acá hay que multiplicarlo por un factor que va entre 0 y 1 que determina en qué grado esa carga interna finalmente termina contribuyendo al balance. In inverno questo è il termine importante, quindi per cercare di tenere l'edificio con bassi consumi energetici, quello che è importante fare in inverno è
abbassare le trasmissioni verso l'esterno attraverso le pareti e tenere sotto controllo la perdita per ventilazione, quindi infiltrazione dell'aria più piccole possibili, oppure controllo della temperatura dell'aria che entra dentro la casa, perché altrimenti questo porta ai consumi molto, molto in alto. En invierno, este es el factor más importante. En el fondo, hay que reducir las pérdidas a través de la envolvente y controlar bien el flujo de aire. Eso significa reducir las infiltraciones de aire al mínimo posible y hacer un control de la temperatura del aire que entra, digamos, en invierno desde afuera hacia adentro. Cosa vuol dire fare una casa passiva? Una casa passiva, un edificio passivo, vuol dire riuscire a progettare l'edificio in maniera tale che questo, moltiplicato per questo fattore, sia in grado di compensare completamente questo durante tutto l'inverno. Per cui alla fine questa somma algebrica è zero. Questa casa non ha bisogno di niente. Purtroppo non è facile fare una casa che abbia questo tipo di caratteristiche. Quiere decir hacer una casa pasiva? Quiere decir que el balance entre estos dos factores tiene que transformarse en cero. Entonces la casa no necesita ni calefacción ni enfriamiento durante todo el año, porque en realidad los dos factores están balanceados, las pérdidas y las ganancias se neutralizan. Ma non è facile. Pero no es fácil. Da cosa dipende il requisito di energia termica para calefacción? In particolare, abbiamo visto prima, queste sono le perdite, questo è diciamo, gli apporti interni, questo è il rendimento. Io posso scrivere questa parte qua, cioè quello che l'edificio perde, come prodotto di un fattore H che è il coefficiente di trasmissione termica dell'edificio e dipende dalla stratigrafia, dagli elementi che ho e dipende dalla ventilazione. Qui dentro ci sono tutti e due i contributi insieme, che moltiplica la differenza di temperatura tra la temperatura che voglio all'interno e la temperatura che ho all'esterno. Quindi, fissata la stratigrafia, fatto una scelta sull'edificio, le perdite dipendono da quanto è freddo, da che differenza di temperatura ho. Esto representa las pérdidas. Eso lo habíamos visto antes expresado como las pérdidas por ventilación y las pérdidas por transmitancia. Ahora está expresado de otra manera. Esto representa el conjunto de esos dos factores, tanto las pérdidas por transmitancia como las pérdidas por ventilación. Pero esas pérdidas están directamente relacionadas y proporcionalmente relacionadas con la diferencia de temperatura que existe entre dentro y fuera. Si no hay diferencia entre dentro y fuera, las pérdidas no son nada. Si la diferencia es mucha, en cambio, voy a tener mayores pérdidas. Por lo tanto, esto expresa ese conjunto de factores que hace que pueda calcular la cantidad de energía necesaria, tanto por término de calor necesario, tanto por pérdida por transmitancia como por ventilación, en función de la diferencia de temperatura. Questo invece è il termine di guadagno. Qui abbiamo gli apporti interni, le persone che sono dentro una stanza, l'illuminazione, quello che dicevamo prima, il sole che è una funzione del tempo. Quindi il sole, per esempio, in questo momento sta introducendo una certa quantità di energia, in questo momento fuori abbiamo una certa temperatura. Allora, quello che posso, fare è questo. Posso dire, poniamo questa somma uguale a zero e mi chiedo qual è, cosa vuol dire mettere zero qui? Vuol dire che io non compenso con un impianto quello che succede nell'edificio e vado a vedere se non scaldo e se non raffreddo che temperatura all'interno avrò nella ora I, in un'ora I generica, quando che temperatura all'interno ho,
quando fuori c'è questa temperatura e quando c'è questo sole. Quindi questa equazione di bilancio mi permette, minuto per minuto, ora per ora, di vedere che cosa succede come temperatura all'interno della casa lasciata a se stessa, senza impianti. Se la temperatura che ottengo è quella che voglio io, allora ho fatto una casa passiva. Se la temperatura non è quella che voglio io, per esempio nel periodo più freddo è troppo bassa la temperatura, allora devo mettere un impianto, devo mettere qualcosa da questa parte per fare in modo che la temperatura rimanga dove voglio io. Esta función representa el cálculo a lo largo del tiempo. Ese factor I es el que expresa el tiempo. Entonces, un'ora. Sí, es un'ora qualsiasi. Es una hora. Pero nosotros tenemos registro de la... o sea, sabemos que la temperatura afuera va variando, las condiciones del sol van variando. Y podríamos despejar esta variable que es acá, que es la temperatura interna, que es la temperatura de diseño a la cual yo quiero llegar. Entonces uno pudiera decir, para una temperatura determinada, conozco la temperatura, en un momento determinado además, conozco la temperatura externa, conozco las ganancias internas, conozco la posición del sol, conozco las ganancias que puedo obtener a partir del sol para esa hora determinada, y entonces ver si es que efectivamente todo esto da cero. Si da cero, entonces estamos bien y conseguimos hacer una casa pasiva. Si no da cero, si el valor es distinto, sea positivo o sea negativo, al final de toda esta suma, entonces tenemos que corregir eso mediante una instalación. Tenemos que o enfriar con un equipo o calentar con un equipo. Ci sono dei software che permettono di fare questa valutazione. Voi non mettete impianto, voi mettete dentro le caratteristiche della casa. Risolvendo questa equazione, il software vi dice qual è l'andamento ora per ora della temperatura dentro la casa senza impianto. Così voi sapete in ogni istante che cosa succede in inverno e in estate. Se la temperatura che avete ottenuto è accettabile, va bene, allora potete fare a meno di usare l'impianto. Se non è accettabile, dovete per forza mettere l'impianto, che poi è quello che gli hai detto prima, però è solo per dire che questa equazione può essere usata per vedere che temperature si raggiungeranno in estate e in inverno senza impianto dentro un edificio. Questa equazione è la che finalmente alimenta tutto il software di disegno che le permette di mettere le condizioni della casa, tanto le condizioni di uso come le condizioni di costruzione della casa e evaluare se è effettivamente il differenziale di temperatura che si consigue. Casa por sí sola es suficiente o no para el estándar de confort que están buscando. Si es que no es suficiente, entonces hay que corregir. Debo meter el impianto, lo meter en instalaciones. Da qui si vede che cosa dovrei fare per fare in modo che una casa sia passiva. Per avere una casa passiva devo tenere basso questo termine qui e per tenere basso questo termine devo lavorare su H. Per tenere basso H devo isolare i muri e devo controllare la ventilazione. E l'altra cosa è, in inverno voglio valorizzare questo, quindi aumentare la quantità di sole che entra dentro la casa per fare in modo che questo compensi questo. E devo anche fare in modo che di sfruttare bene, tramite questo coefficiente, tutto quello che viene generato dentro la casa. Quindi questa formula, vista così, vi dice qual è la direzione per progettare un edificio passivo. Abbassare questo, alzare questo in inverno. Questo è il... Sì, in fondo con questa formula uno può vedere quali sono le strategie necessarie per mantenere una casa passiva in inverno, per esempio. Avere che minimizzare questo, cioè minimizzare le perdite di energia, cercare di che questo sia lo più basso possibile, e maximizzare questo, principalmente l'assolamento, e hacer que sea que esa energía sea usable dentro del edificio para el desempeño. Ma c'è una fregatura, c'è un problema. In particolare sui climi come il clima italiano e il clima cileno, in particolare nord centrale del Cile. Se io faccio una casa che è in grado di far entrare tanto sole,
Questo è buono per l'inverno, ma è un disastro per l'estate, per il verano. Quindi devo trovare un equilibrio, perché se faccio una casa che spende poca energia in inverno, potrei trovarmi con una casa che d'estate non si abita. Viceversa, una casa fatta bene per l'estate potrebbe essere assolutamente non conveniente per l'inverno. Así que el problema es que para climas como el italiano, el norte de Italia y como el clima que nosotros tenemos acá en Chile, más bien Mediterráneo, en el centro de Chile, la casa no funciona solamente en invierno, en verano las condiciones cambian y si maximizamos la cantidad de ganancia para hacerlo bien en invierno, podemos encontrarnos en verano con una casa que finalmente no es habitable. O lo mismo. Si te hacemos una casa que funciona muy bien en verano, podemos encontrarnos con una casa que en invierno no sea habitable. Entonces, ahí hay que lograr ese equilibrio entre ambas partes. E questo crea un problema sui consigli che si danno per fare le case passive. La casa passiva è un concetto che è nato nei paesi molto freddi, in Svezia, in Germania, e loro hanno sviluppato una serie di regole per costruire case che vanno bene per il loro clima. Nel loro clima, questo è il termine più importante, e loro si sono concentrati nel minimizzare questo. Ma se io devo fare una casa passiva in Italia, in Spagna, in Grecia o in Cile, nella parte nord del Cile, non posso seguire le regole del nord Europa. Perché se seguo le regole del nord Europa, se vado a minimizzare questo termine qua, faccio una casa che d'estate non è possibile abitarci. Oppure, ci posso abitare, devo mettere un impianto che è molto potente e mi consuma tanta energia. Non è sicuramente un edificio passivo. Sì, il problema dell'edificazione passiva è che deriva principalmente, o los primeros che si approximaron a esas estrategias son los países nórdicos y el norte de Alemania, toda esa parte. Entonces, las estrategias que ellos emplean en realidad para su clima, lo más importante es minimizar esto. Entonces, tienen una serie de estrategias destinadas a minimizar las pérdidas que tiene el edificio, pero que en realidad funciona muy bien para el clima de ellos, pero si nosotros llegamos y las implementamos acá sin entender el balance completo, lo que nos vamos a encontrar es que son casas que en verano se hacen invivibles porque no tienen las estrategias adecuadas, porque no están pensadas para climas en los cuales en verano hace calor. Entonces, vamos a tener que repasar otro tipo de estrategias para poder compensar en estos climas que tienen mayor variabilidad estacional. In Italia noi siamo partiti con la legislazione sull'energia, sulla certificazione energetica, prima che in Cile. E la nostra normativa viene dalla Germania. E anche la vostra normativa è simile a quella della Germania. Allora, quello che vi dico è attenzione perché non si può prendere quello che funziona in Germania e metterlo in Cile perché non funzionerà. L'abbiamo visto in Italia, non funziona quello schema lì, perché il clima italiano è diverso dal clima tedesco. Quindi bisogna capire la fisica e giocare su quello che la fisica ci dice. Cosa voglio dire? In Cile in questo momento avete, come noi in Italia, quando costruite una nuova casa, vi obbligano a fare i muri con una trasmittanza sotto un certo valore. Cosa vuol dire? Vogliono forzarvi a diminuire questo numero qua. È buono? Certo, in inverno è sicuramente buono, ma quante giornate dura l'inverno in Cile? In alcune parti del Cile. Se l'inverno, cioè se il problema invernale non è il problema fondamentale per quella parte del Cile, andare a aumentare l'isolamento potrebbe non essere buono e infatti nella normativa cilena c'è un valore diverso di trasmittanza limite da rispettare a seconda della zona climatica. Avete sette zone climatiche diverse. Però lo scopo è sempre quello di fare in modo che questo sia molto basso. Attenzione, se è troppo basso vi aumentano i consumi in estate. Bisogna trovare un punto di equilibrio.
Así que en Italia empezaron con la normativa térmica antes que acá, copiándole a los alemanes, y que vieron rápidamente que lo que aplicaba en términos generales para los alemanes no necesariamente aplicaba para ellos porque el clima es distinto. Y que en general, y que nuestra normativa también está ocupando los mismos principios y tenemos que tener cuidado ahí, porque el enfoque principal de la normativa o las restricciones principales de la normativa van a atacar este punto de acá, a reducir las pérdidas. Pero si las pérdidas no son el factor crítico, sino que más bien tenemos a lo mejor en algunos climas donde las ganancias son el problema, entonces estamos poniendo el énfasis equivocado y esto en realidad no nos va a solucionar el problema. Nella normativa cilena e anche in Italia si tiene conto del fatto legato al sole, dando dei limiti sulla superficie trasparente che uno può avere, la percentuale di superficie attraverso la quale, ecco, bisogna trovare un equilibrio tra quanto sole entra e quanta dispersione, la casa riesce ad avere. En nuestra normativa, al igual que en la de ellos, se limita la cantidad de sol mediante una cantidad de superficie de ventana de captación. Y entonces hay que encontrar el equilibrio entre la cantidad de sol que entra y cuánto se pierde a través de la envolvente. Faccio un esempio sull'estate. Sull'inverno è molto semplice. Sull'inverno io devo fare entrare, ok, faccio entrare un po' di sole, più sole entra, meglio è, e mi preoccupo di tenere molto basso la trasmissione in maniera tale che la casa rimane calda. Questa è la logica. Ma in estate è un problema, perché in estate questa formula viene girata. Adesso vi faccio vedere la formula per l'estate. In estate, questa è valida per il periodo estivo, quindi quando voglio raffreddare la casa. Allora, i due termini nel bilancio si scambiano. Questo diventa il termine principale, sole e carichi interni, mentre la capacità che ha la casa di scaricare calore all'esterno sottrae energia ed è il termine positivo. Quindi in inverno il fatto che la casa perde calore è negativo. Ma in estate che la casa possa perdere calore è positivo perché mi permette di scaricare quello che è entrato col sole. Entonces, en invierno, la fórmula que veíamos antes es la fórmula para el invierno, en la cual el propósito, puede meter la slide de la prima. Aquí vemos que esto es el positivo y esto de acá es lo negativo. ¿Sí? Sì. Sí. Este es para el invierno. Entonces, no, non mi va. No, è qui, questa. No? Sì, cioè in inverno tieni sotto controllo questo, Questo è questo positivo. è quello che cerca, quello che esce e quindi devi Questo dovrebbe cercare di essere. minimizzarlo e questo termine qua, che è quello invece che ti fa entrare calore, se lo tieni alto è positivo in inverno perché ti sottrae energia. Poi con quel segno meno si sottrae a quello che la casa perde. Bueno, esto representa entonces las pérdidas y estas son las ganancias y en el balance total se busca que esto sea lo menor posible y eso sea lo mayor posible y de esa manera llegar Ma in estate. En verano, en cambio, el aporte debiera ser al revés. Se busca que la casa pierda energía lo más posible para no tener que enfriar. Entonces se ponen las ganancias acá, se ponen las pérdidas acá. Y entonces el balance se hace al revés. Ma c'è un altro fatto della fisica che cambia tra l'inverno e l'estate. Pero hay otro problema físico que cambia entre invierno y verano. C'è la possibilità. C'è qualcosa per cancellare? Borrar. Una servilleta. Muchas gracias. Gracias.
In estate, la cosa più importante nel bilancio è quanta energia entra nella casa col sole, attraverso verano, le finestre. Le finestre. Ventana. Ventana. Questo è quello che io ho chiamato QSOL. QSOL è la quantità di energia che entra dentro casa. Ma che tipo di energia è questa? Questa è energia radiativa, è radiazione. L'aria, l'aire, si scrive così? Sì. L'aria è trasparente alla radiazione. L'aria non assorbe la radiazione. Quando la radiazione entra dentro una stanza attraverso il vetro, l'aria non la vede. Questa radiazione colpisce le superfici solide e le superfici solide possono o rifletterla oppure se la mangiano, l'assorbono. Quando la assorbono aumentano di temperatura, aumentando di temperatura riemettono questa energia. Quindi noi abbiamo una serie di riflessioni della radiazione che entra attraverso le finestre e che inizia a girare dentro la stanza fino a quando non viene assorbita dalla superficie solida che c'è dentro la stanza. L'effetto di riscaldamento sull'aria avviene con ritardo, perché prima si scaldano le pareti solide grazie all'assorbimento della radiazione e con un po' di ritardo questo calore verrà trasmesso per convezione all'aria. Quindi dal momento in cui l'energia è entrata al momento in cui si ha un aumento di temperatura dell'aria passa del tempo. Se lo principale in verano è limitare l'entrata del sol. Entonces quiere explicar un poco cómo entra el sol y cómo afecta a la temperatura final dentro de la casa. Lo que el sol emite es radiación. Esa radiación infrarroja entra por la ventana y golpea el suelo, los objetos, las paredes, los muros, todo lo que está físico, pero no el aire. Pasa a través del aire. La radiación solar no calienta el aire, sino que calienta las cosas. Y esas cosas tienen cierta capacidad de almacenar energía. Entonces se va a demorar un poco en calentarse, por ejemplo, este piso. Le llega calor, pero no se calienta inmediatamente. Empieza a absorber, absorber, absorber. Parte se refleja y vuelve a salir como luz. Pero de nuevo como luz no afecta el aire, sino que va a ir a afectar otros objetos que están en otro lado. Y así, a nivel de radiación, va a rebotar dentro, mientras que parte de eso se va a ir absorbiendo en los materiales de construcción que tenemos puestos alrededor. Entonces eso provoca un retraso entre la entrada del sol y finalmente cuando se calienta el aire, porque el aire se termina calentando por convección en contacto con los materiales de construcción que tenemos alrededor. Entonces primero se demoran en calentarse y finalmente cuando ya están calientes son capaces por convección de entregarle ese calor al aire y entonces recién nosotros vamos a sentir esa temperatura en el aire. E hai un retraso. Questo fa sì che in estate assume importanza la capacità termica che hanno le pareti interne dei muri, perché è dalla capacità termica che hanno le pareti che dipende questo ritardo che il calore impiega per passare dalle pareti all'aria. Entonces è molto importante per il controllo in verano la capacidad térmica que tengan los elementos de construcción que estamos usando, el suelo, los muros, cuánta capacidad de almacenar energía tienen, porque eso va a determinar con cuánto retraso esa energía se entrega al aire. La capacidad térmica no sirve a niente en invierno. En invierno, el grosso de los cambios térmicos es legato al calor que pasa por diferencia de temperatura, no c'è radiación. E quindi non c'è un effetto di capacità termica. La capacità termica invece è molto importante d'estate, perché il grosso della quantità di calore che entra è radiativo e si trasferisce all'aria solo dopo che le pareti si sono scaldate. Se una parete per scaldare ci mette delle ore per scaldarsi, questo effetto di riscaldamento passerà all'aria dopo più tempo. Qui dipende dalla capacità termica degli elementi interni della casa quanto tempo ci metto a riscaldare
l'aria dentro casa. In inverno, quando si abbassa la temperatura, immediatamente mi si abbassa anche la temperatura dentro casa, perché non ho questo effetto di ritardo, o ce l'ho ma è molto poco. Poi magari in inverno vogliamo anche avere il riscaldamento subito, non dopo tante ore dopo di riscaldare tutto, no? Questo è un altro discorso legato alla parte, sì, per esempio se metto un impianto a pavimento devo tener conto che ho anche quell'inerzia, sì, lì, ma dal punto di vista dello scambio termico, la casa quando è soggetta ad una differenza di temperatura perde subito calore, non c'è un ritardo. Mentre qui il calore entra, ma prima che tu lo trovi nell'aria ci metti del tempo, e dipende dalla capacità termica che ha la faccia interna del muro, dei muri, del tetto, di tutti gli elementi d'ingorgo. La capacità termica che tienen los elementos de construcción es crítica solo para el verano. En invierno, en realidad, como el calor se pierde por transmisión, ahí no hay un retraso. Y entonces la capacidad térmica que tengan los elementos no cumple ninguna función. Yo lo que le pregunté es si es que, o lo que le dije en el fondo es que también en invierno uno quiere prender la calefacción y que esto se caliente rápido, por lo tanto tener elementos muy pesados tampoco aporta mucho en invierno, porque en realidad uno querría prender la calefacción y que esto luego empiece a calentar el aire y no demorarse y perder esa energía en calefaccionar los muros. Pero me decía que en el fondo, y que es un factor ciertamente a considerar en algunas soluciones como de losa radiante, por ejemplo, que uno prende pero recién empieza a calentar varias horas después, antes, primero se tiene que calentar la losa. Pero que decía que en el fondo, si estamos hablando por ahora de control pasivo, el tema de la masa térmica que puedan tener los elementos de construcción es crítico para el verano, no para el invierno. ¿Cuándo y la cara interna de las casas? ¿Puedo preguntar en español? Sí. Quería saber si porque no sé cómo será el clima en Italia, pero en particular, por ejemplo, en clima interiores de Chile, la variación térmica durante el día es muy alta, y también, tanto en invierno y en verano, y también durante el día hay mucha radiación solar. Entonces, yo podría decir que tal vez, por ejemplo, en este caso, en invierno, sí podría ser importante la variación térmica. Sí, sí, assolutamente sì. E altra conclusione è che quando hai queste situazioni qua, fare calcoli stazionari non va bene. Devi sempre fare calcoli dinamici, che sono molto più pesanti, perché hai una situazione dove hai dei ritardi temporali. La casa accumula e poi ridà, e devi tenerne conto. È molto più semplice la situazione quando hai una grande differenza di temperatura. Ti rispondo con delle figure. Dice che sì, che è importante per i casi come il nostro clima, in cui la differenza di temperatura occorre durante il giorno, ma che si mantengono dentro un rango molto cercano alla temperatura di confort che vogliamo, fare un calcolo dinamico. Porque el cálculo estático en el cual tú pones la temperatura dentro, pones la temperatura fuera y ves cuánto transmite, no te entrega en realidad el comportamiento dinámico del edificio, que cambia mucho durante el día. Es más fácil en climas más extremos, que es lo que va a mostrar ahora, hacer un cálculo estático. Es menos riesgoso el cálculo estático porque los climas están muy, muy lejos de la temperatura de confort que queremos. Y tedeschi no ce l'hanno mai con la situación allí. Quindi nello schema dei tedeschi quella situazione che è tipica del Cile all'interno non è contemplata, perché loro hanno fatto i calcoli per la loro situazione, non per la situazione cilena o la situazione del nord Italia, per esempio, che è simile alla situazione del Cile. Ma per fare un esempio, questa è una situazione invernale che potreste avere magari nel sud del Cile, dove all'esterno, una giornata invernale, avete una temperatura che oscilla intorno a meno 5, quando voi volete tenere dentro casa 20 gradi. Se l'oscillazione non è, l'ampiezza non è molto grande, allora qui io posso fare un calcolo statico, perché posso dire dentro casa ho 20, fuori, ok, so che durante la giornata cambia, prendo il valore medio e faccio i conti pensando che fuori c'ho meno 5 e dentro c'ho 20. Qui funziona. Cioè, è vero che ho un delta T che cambia sempre con il tempo, ma se lo approssimo e penso ad un delta T fisso, non sbaglio tanto. Ok? Ma quando ho una situazione così,
Questa è una situazione in cui in estate io voglio tenere dentro casa 26 gradi. Fuori ho qualcosa che sta intorno a 30. Ma ci sono, per esempio, durante la notte delle ore in cui addirittura la temperatura va sotto la temperatura che ho in casa. Poi va sopra. Allora, in questo caso, che delta T tengo tra dentro e fuori? Non posso tenere un delta T fisso. In più, qui è chiaro che passo da situazioni in cui ho bisogno di scaldare a situazioni in cui ho bisogno di raffreddare. Quindi qui io ho tutte le situazioni possibili concentrate in una giornata. Devo fare un calcolo dinamico. Teniamo le slide. Prima. Ya, entonces, dice que en Alemania, por ejemplo, no tienen este problema. Ellos tienen un clima parecido a esto en invierno, por ejemplo, que es como lo que tendríamos nosotros muy al sur, en el cual quieren una temperatura de confort interna de 20 grados y las oscilaciones térmicas afuera andan alrededor de menos 5. Menos 5 sería la media, pero las oscilaciones no se acercan demasiado a esta temperatura de confort. Entonces, si yo hago el cálculo acá o hago el cálculo acá, el diferencial, esta oscilación no es muy grande, por lo tanto, no se aleja mucho de la media, y si lo hago a través de un cálculo estático, considerando solamente el valor medio, no me equivoco por tanto, no es tan grave. En cambio, en un clima, por ejemplo, en verano, que es más parecido a lo que tendríamos nosotros, en que tenemos, no sé, 30 grados afuera de media y 26 que es como temperatura de confort para el verano, como objetivo, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales en algún momento necesitamos enfriar, o sea, perdón, calentar, y en algún otro momento necesitamos enfriar. Tratar de tirar todo a la media significa que vamos a estar siempre apuntando a enfriar esto y va a acentuar las pérdidas acá y vamos a tener situaciones que se alejan bastante del confort a nivel interno. Por lo tanto, aquí, disculpe, aquí es necesario hacer un cálculo dinámico. Si aquí no haces un cálculo dinámico, entonces estás probablemente consiguiendo resultados que están muy lejos de lo que quiere lograr. E anche qui, se questa oscillazione, come diceva prima, è molto grande, io mi avvicino molto, non posso tenere delta T costante, devo farlo variare. Si es que esta oscilación es muy grande, un poco como sucede acá, que estamos entre 0 y 13, 14 veces en invierno, ya estamos bastante cerca de esto, entonces necesitamos incorporar cálculo dinámico que es bastante más intensivo en términos de cómputo, pero que nos va a entregar una solución en la cual podemos trabajar con la variabilidad que existe durante el día. Cuando si lavora soprattutto pensando all'inverno, allora l'ottimizzazione dell'edificio la si fa andando a, come dicevo prima, curare la trasmittanza, la resistenza termica, e la resistenza termica di uno strato, di un materiale, dipende solo dalla conducibilità termica, non dipende dalla capacità termica, dal CP, dal calore specifico, dalla densità. Ma quando il conto deve essere fatto tenendo conto di un effetto dinamico, dove la parete si scalda e poi ridà calore, si scalda, accumula e rilascia, allora lì entrano in gioco altre proprietà. Quando voi avete fatto con la settimana scorsa i calcoli sulla stratigrafia del muro per far vedere quanto vale la trasmittanza del muro, voi avete usato solo la conducibilità termica, punto. Ma quando faccio queste valutazioni entrano in gioco altre proprietà dei materiali, densità, calore specifico. Entonces, quando hacemos un cálculo estático, in realtà la única proprietà del materiale che stiamo usando è la trasmitancia o la resistencia térmica. Queremos saber cuánto calor puede pasar por ahí. Y la propiedad es la conductividad térmica. La conductividad, sí. La trasmitancia. La trasmitancia ya prende en cuenta altri fatti, porque dentro ci sono altri termini che non sono una proprietà di un materiale. Cioè, se io uso legno, il legno ha una conducibilità termica. Se voglio passare alla resistenza termica, devo prendere lo spessore del legno e dividerlo per la conducibilità. Ok. Entonces, la conductividad es lo que caracteriza el material en término generico. Esatto. Stazionario. Sí, ya. Bueno, cuando hablamos ya de transmitancia es porque estamos teniendo en cuenta también el espesor de ese material. ¿Ya?
Pero en todo caso, es esa la propiedad del material que estamos usando en el cálculo estático, solamente eso. No estamos usando ni la densidad ni el calor específico del material. Cuando hacemos un cálculo dinámico, ya tenemos que empezar a considerar esos otros factores que son los que van a permitir determinar cuánto tiempo se va a demorar en calentarse, cuánto va a desfasar el calor que entra con respecto al calor que se emite al ambiente. E questo cambia il modo di analizzare il comportamento della parete, perché la parete, voi avete visto la parete studiata in stazionario come un insieme di strati, ognuno dà una sua resistenza, si mettono insieme e si ottiene la resistenza totale. Nel caso dinamico io devo fare un calcolo molto più complesso, perché devo tenere conto di questi accumuli di calore. En el cálculo estático lo que uno hace es acumular resistencia y va sumando la resistencia de un material más la otra, más la otra, más la otra, y finalmente uno tiene la resistencia del conjunto completo. En cambio, en el cálculo dinámico es bastante más complejo porque hay que considerar también cuánto calor puede acumular cada una de las capas y cómo funcionan en conjunto. Questo è una parete in regime stazionario, una temperatura interna fissa, una temperatura esterna fissa, un flusso di calore che quando ho quella differenza di temperatura è fisso. In queste condizioni non c'è accumulo di calore qui dentro, quindi l'unica proprietà, le uniche due cose che devo tenere in conto per fare i calcoli di trasmissione del calore sono conducibilità termica e lo spessore del materiale. Fine. No, per un calcolo statico, entonces lo único que importa es la conductividad y el espesor. Aquí tenemos una temperatura exterior, una temperatura interior, sabemos la diferencia y sabemos cuánta energía pasa de un lado a otro, pero sin considerar cuánto calor se almacena en cada uno de los materiales. Questo solamente, è l'approccio statico. Sí, eso es il calcolo statico della stratigrafia. Alla definizione della trasmittanza termica. Questo define la trasmittanza termica. Ma se io tengo conto che la temperatura esterna varia e che la temperatura interna potrebbe variare, allora anche il flusso termico, per esempio, pensate al sole. Il sole durante la giornata non mi dà su questa parete sempre lo stesso contributo, me lo dà variabile, quindi il flusso anche lui è una funzione del tempo. Quanto calore entra? Perché questo è quello che mi serve per progettare l'impianto, sapere quanto calore nel tempo entra. Non entrerà una quantità costante, ma entrerà una quantità di calore che anche lei sarà una funzione del tempo. Allora, in questo caso entrano in gioco la capacità che ha la parete di accumulare calore al suo interno e di rilasciarlo con un certo ritardo. In più, la faccia interna del muro sarà soggetta anche questa alla energia che entra attraverso le finestre e anche questa avrà un fenomeno di accumulo. Quindi il muro ha lato esterno il sole che lo colpisce, lato interno il sole che entra attraverso le finestre, che colpisce la parte interna. La capacità termica che ho all'esterno e la capacità termica che ho all'interno sono diverse. Non so se... No, vabbè, ce la faccio. È tutto un regime dinamico nel quale hai temperature che variano esternamente, potenzialmente también hay temperatura, la temperatura interna también va variando. Va variando la capacidad de responder o el aporte que existe a través del sol externamente. El sol se va moviendo, por lo tanto no siempre entrega la misma cantidad de energía, e incluso recibe el muro también energía desde dentro. También hay luz, también hay radiación interna que va contribuyendo al calentamiento de este muro. Por lo tanto, ya no solamente vale la transmitancia, sino que además se le suman las propiedades de densidad y calor específico. Y entonces, el comportamiento térmico, dinámico, que va a tener el muro
hacia afuera va a ser distinto que el que va a tener hacia adentro. Aquí tenemos dos situaciones diferentes que entran en juego para poder caracterizar el muro. Y due valori di capacità termica diversa. El muro avrà una capacità termica esterna e una capacità termica interna. Faccio un esempio. Va a tener una capacidad térmica externa y otra interna. Entre medio recordemos que está la aislación. Faccio un esempio. Forse siete stati, sicuramente avrete visitato qualche castello di quelli un po' vecchi che hanno dei muri in pietra da un metro o anche più. In quel caso i muri hanno un'inerzia fortissima. È il caso, per esempio, delle cantine dove si tiene il vino. No? Per tenere il vino a temperatura costante durante tutto l'anno, fai il locale sottoterra. Lo metti sottoterra perché? Perché vuoi avere tanta capacità, in maniera tale che qualunque sia l'apporto esterno, dentro praticamente l'apporto risulta essere molto ritardato. Per fare questo giochi sulla massa, usi tanta massa per cercare di fare in modo che se hai un'oscillazione, questa oscillazione nell'attraversare il muro venga smorzata, venga schiacciata fino a farla sparire. Si es que han estado en algunas cavas de vino o en algún subterráneo o en algún lugar que está conectado con el exterior a través de mucha materia, en el fondo, que puede ser tierra, puede ser piedra, puede ser lo que sea, pero en el fondo cuando estamos hablando de muros de, o sea, un metro de ancho, lo que sucede ahí es que finalmente con eso se logra tener una temperatura interna estable porque las oscilaciones externas se demoran tanto en entrar que finalmente terminan siendo aplanadas y pasan hacia adentro como una temperatura constante. Quindi un modo per fare una casa passiva estiva potrebbe essere esagerare con la massa. Io faccio una casa con dei muri potenti, molto grandi, e a quel punto può succedere di tutto fuori, ma dentro questo lo sentirò qualche giorno dopo che è passato. Oppure, se io faccio riferimento alla figura che ho fatto vedere prima con l'andamento della temperatura, supponiamo che il momento più caldo della giornata in estate di solito arriva verso le 3 del pomeriggio, no? Dove hai proprio il top del caldo. Se il mio edificio è fatto con una capacità termica tale che questo massimo di temperatura mi entrerà in casa verso le ore serali, quando ormai fuori sarà più freddo, allora io avrò la possibilità di scaricare quel calore che è entrato con ritardo più facilmente, perché nelle ore in cui è entrato il calore e lo devo smaltire verso l'esterno, fuori la temperatura si è abbassata e io posso scaricarlo verso l'esterno più facilmente. Entonces dice que una de las posibilidades de diseño para clima muy cálido es tener mucha masa térmica. Es, si uno quiere hacer una casa pasiva en condiciones de extremo calor, es cuestión de poner mucha masa. Esa cantidad de masa, ¿qué es lo que va a permitir? Por ejemplo, supongamos que hace mucho calor a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, el muro se está calentando. Si hay tanta masa térmica, si hay suficiente masa térmica como para establecer un retraso de, no sé, 12 horas, entonces a las 3 de la mañana voy a tener recién el ingreso de esa temperatura cuando afuera hace frío. Y si afuera hace frío, entonces tengo la posibilidad de administrar ese calor de manera muy fácil. Si es que hay exceso, entonces puedo ventilar y puedo refrescar fácilmente porque afuera la temperatura está fresca. Entonces de esa manera puedo controlar muy bien, puedo liberar muy bien el exceso de calor que entra al edificio. Yo soy de Los Ángeles, otra ciudad, que está en la depresión intermedia, donde las temperaturas fluctúan mucho más, son mayores las diferencias. Por ejemplo, en verano, ahora, tenemos temperaturas de 30, 35 hasta 38 grados. Yo vivo en una casa que es de albañilería reforzada, 20 centímetros de espesor, los muros. Y yo me doy cuenta que a las 3 de la tarde empieza a aumentar la temperatura más o menos a partir de las 12 del día. Y por 3 y media, 4 de la tarde, el calor es horrible. ¿Ya? Pero si yo ingreso a la casa en el interior la verdad es que está fresca y la temperatura es agradable, súper agradable. Y después, tipo 9 de la noche, cuando afuera
para este periodo. Sin embargo, en el invierno es súper difícil calefaccionar, muy difícil, y cuesta. Y la calefacción que tenemos en la casa es combustible alta y una chimenea. Pero la verdad es que cuesta mucho, y uno recién empieza a sentir tipo 6 de la tarde, que ya la temperatura está como agradable, porque durante el día se trató de calefaccionar, y eso que las ventanas son termopaneles. Uh-huh. Igual. È un caso contrario. Sì, no, no, ma allora, due cose. La prima è, io fino adesso ho parlato di ottenere un effetto di sfasamento con quello che c'è fuori giocando sulla massa. Ma se uno va a vedere, ci sono altre proprietà che mi possono dare questo ritardo. E infatti non è solo la massa, è una combinazione di densità del materiale, conducibilità termica e capacità termica, CP, calore specifico. Quindi avere anche uno spessore piccolo di muro, per esempio 20 cm, potrebbe in estate funzionare perfettamente. Ma se io gioco bene in estate, con anche una parete non troppo grande, con non troppa massa, giocando bene con queste tre proprietà, devo stare attento perché magari l'isolamento termico poi in inverno non è sufficiente per tenere correttamente la temperatura. Quindi purtroppo al solito è una coperta che devi aggiustare per tenere conto di tutte e due le situazioni, altrimenti hai una casa ottima per l'estate, scarsa per l'inverno, o viceversa, molto buona per l'inverno, impossibile per l'estate. In inverno la temperatura deve essere bajo 0 grado, meno 2, meno 5 a volte. Esternamente. Sì. Ma internamente? È difficile riscaldare. È difficile riscaldare. Perché la parete ha è sbilanciata verso il funzionamento estivo e deve essere ottimizzata per la parte invernale. Cioè da fare qualcosa sulla parte invernale. Dice que todo este comportamiento en realidad no es solo cuestión de la masa térmica y todo el desfase tampoco es solo cuestión de la masa térmica. Hay que jugar con la masa, con el calor específico del material y con la conductibilidad. Entonces tienes que trabajar esos tres aspectos para lograr un buen desempeño tanto en invierno como en verano. Dice que tu casa en el fondo está optimizada para funcionar en verano, pero en invierno no tiene las condiciones adecuadas para mantener el calor dentro. E questo è un punto critico, è un punto molto importante. Attenzione, perché se andate ad isolare troppo la casa, la rendete perfetta per l'inverno, ma impossibile per l'estate. Se la casa ha delle caratteristiche magari buone come sfasamento, eccetera, estivo, potrebbe non essere a posto per l'inverno. Bisogna capire bene cosa fare sui muri per avere tutte e due le stagioni al top. Al massimo. Así como tu casa funziona muy bien en verano, es posible hacer exactamente lo contrario, exagerando, por ejemplo, la aislación. Si no tienes un buen comportamiento de acumulación de calor y de inercia térmica y todo eso en el muro y exageras la aislación, entonces puedes tener una casa que funciona muy bien en invierno, pero que en verano es invivible. Sobre todo para climas como el de Los Ángeles. Entonces hay que hacer un equilibrio y un balance de esos tres factores. El clima de Los Ángeles es muy similar al clima italiano. E noi abbiamo gli stessi problemi. Le case dobbiamo costruirle con caratteristiche molto particolari, stando attenti al comportamento, soprattutto al comportamento estivo, e trovare un bilancio tra la parte invernale e la parte estiva. Questo è quello che succede, vedete, quando voi avete nelle lezioni precedenti parlato solo del funzionamento statico. Voi avete usato solo l'equazione di Fourier dove c'è la conducibilità termica. Tutto è basato sulla conducibilità termica, spessore, conducibilità termica dei diversi strati, faccio la somma, ottengo la resistenza termica, ottengo la trasmittanza. Ma quando c'è il tempo nell'equazione, allora salta fuori questa nuova proprietà, che è la diffusività termica. La diffusività termica è la combinazione di queste tre proprietà qua. Conducibilità, densità, calore e specifico. Quindi io devo andare a combinare queste tre proprietà
per andare ad ottimizzare il funzionamiento del muro. Cuando se hace el cálculo estático, se considera que es esto, en el fondo usamos esta fórmula de acá, que considera únicamente la conductividad térmica del material. Cuando ya queremos expresar este comportamiento en función del tiempo, entonces aparece esta nueva variable de acá, que combina el comportamiento de estos tres factores, que es la conductividad, el calor específico, e la densità. E uno può trovare dei risultati sorprendenti. Lo stesso effetto che mi dà un muro da un metro di spessore di calcestruzzo come capacità di accumulare e rilasciare calore, io lo posso ottenere in 20 centimetri, come nella casa di Los Angeles. Perché? Perché la combinazione di questi tre parametri mi dà lo stesso valore che ho col calcestruzzo che ha un certo tipo di spessore. 20 centimetri di legno? Facevo riferimento ai 20 centimetri, per esempio con il legno, adesso farò una serie di esempi, sì. Con il legno, con una struttura come il legno, uno potrebbe pensare, il legno non ha la capacità di accumulare calore, no, il legno ha un ottimo valore di C, la capacità termica, il calore specifico del legno è molto buono, se lo confronto con il calore specifico di altri materiali da costruzione. Questo fa sì che il legno riesce a mettere in gioco una capacità di accumulare, di rilasciare, che vi permette con poca massa di avere ottimo comportamento estivo e invernale. Okay. Dice che combinando questo già aparecen cose che potenzialmente sono contraintuitive, nel fondo che io posso con un material en 20 centímetros obtener el mismo comportamiento de desfase térmico que obtendría a lo mejor con un muro de un metro de hormigón. Un muro de un metro de hormigón uno se lo imagina con cierta capacidad de, o con cierta inercia térmica, o se demora eso en calentar. Bueno, ese mismo fenómeno uno lo podría obtener en 20 centímetros. Entonces yo le pregunté por la madera, me dice que efectivamente la madera tiene este valor, el calor específico es particularmente bueno en la madera. Por lo tanto, con una buena combinación de materiales se puede hacer en madera de manera tal que tenga un buen comportamiento tanto en verano como en invierno. Con espesores mucho más pequeños. La difusividad térmica es esta combinación qua. Quindi, conducibilità diviso densità calore specifico. Quindi, per ottenere un smorzamento, noi abbiamo bisogno di due cose, per esempio in estate. Immaginate che fuori la temperatura abbia una grande oscillazione, come è tipico per il Cile, no? Io voglio che questa oscillazione di temperatura, quando passa attraverso il muro, si restringa il più possibile. Quindi il muro è come se fosse una sorta di filtro. C'è fuori un'oscillazione, io la voglio schiacciare questa oscillazione. Quindi la prima cosa che chiedo al muro è schiacciami le oscillazioni di temperatura, fai in modo che la temperatura non abbia le stesse variazioni che ho fuori, non devo sentire questo cambio di temperatura quando sono dentro casa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che voglio è non soltanto schiacciare, ma voglio anche sfasare temporalmente, cioè il momento più caldo fuori non deve essere il momento in cui ho più caldo dentro casa. Io posso quindi smorzare l'oscillazione che passa attraverso il muro e sfasarla temporalmente giocando su questa cosa qua, sul valore che ha i materiali che vado a impiegare nella parete. Dice che nel fondo se necessita fare due cose con la temperatura esterna. Se abbiamo una oscillazione esterna muy grande, come succede con los climas acá, il propósito del muro va a ser pescar esta oscilación y disminuir la oscilación, o sea, por lo tanto, achicar la variabilidad térmica que existe fuera. Si existe fuera una variabilidad de 20 grados durante el día, yo no quiero tener esos mismos 20 grados de diferencia al interior. Por lo tanto, una función del muro va a ser lograr eso, disminuir la oscilación térmica. Y la otra función va a ser retrasar esa oscilación hacia el interior. Yo no quiero que cuando tengamos el máximo de temperatura afuera, tener el máximo de temperatura adentro. Quiero desfasar eso en el tiempo y hacer de manera tal que
el máximo de temperatura afuera corresponde a lo mejor con el mínimo de temperatura cuando entre dentro. Entonces, de esa manera puedo nivelar la temperatura. Entonces, achicar la onda y desfasarla en el tiempo. Y eso se puede hacer jugando con este factor de acá, con la difusibilidad térmica. Questo è un muro, questo è un pezzo di un edificio. Fuori ho un'oscillazione di temperatura molto grande come quella che raccontavi tu. Io voglio che il muro mi schiacci questa differenza di temperatura. Quindi a me mi interessa che poi quando questa oscillazione è entrata, questa oscillazione sia schiacciata. Per fare questo, la capacità termica che ha questo muro è molto importante, quindi avere una capacità termica molto alta mi permette di schiacciare. L'altra cosa è se il massimo avviene in questo istante di tempo, io voglio che il massimo dentro casa non sia allo stesso istante di tempo, ma sfasato rispetto all'istante di tempo. E a me quanto mi fa comodo sfasare questo delta T? Quante ore devono passare dal momento in cui fuori si è creato, è passato il massimo, si è avuto il massimo? Di solito si dice che questo delta T deve essere maggiore di 8 ore. Perché se io ho il massimo del calore alle 3 della tarda, scusate, tarde. Provo a parlare in spagnolo, ma... tres della tarda? Tarde. Della tarde. Se io aggiungo 8 ore, 3 più 8, alle 11 della tarde, della tarde, della, sì, della tarde, sì, della noce, perché 11 è noce, io ho il massimo di temperatura dentro la mia abitazione, ma alle 11 della sera, fuori la temperatura si è abbassata, la casa riesce a scambiare verso l'esterno. E quindi io riscarico da solo, senza impianto. Questo è il concetto della casa passiva. Cercare di fare una cosa che, per effetto della fisica dei muri, mi schiacci le oscillazioni e me le ritardi, me le porti in istanti in cui fuori sono cambiate le condizioni e posso scaricare verso l'esterno. Entonces, come se ve ahí, il proposito tiene fuera una oscillación bien grande. Lo que quiere es que esa oscilación, esa variabilidad de temperatura de fuera no entre dentro de la casa y cuando entre, pase a través del muro, en realidad esa oscilación es mucho menor. Y por lo tanto el diferencial de temperatura entre el máximo y el mínimo se reduce. También el otro efecto es desfasar esto en el tiempo. Yo no quiero que si a las 3 de la tarde tengo el máximo de sol afuera, no quiero que a las 3 de la tarde también tener el máximo de calor que esté pasando hacia dentro del edificio. Entonces, ¿cuánto se tiene que desfasar eso? Idealmente 8 horas o más. Por ejemplo, si a las 3 de la tarde está pegando contra la casa por fuera el máximo de calor, temperatura de confort, puedo ventilarlo hacia afuera de manera fácil porque afuera la temperatura ya bajó. Entonces con eso puedo tener una casa pasiva sin necesidad de meterle instalaciones adicionales y de gastar energía adicionalmente. Quindi il gioco è tutto nel progettare il muro facendo in modo che io riesco a sfasare e a schiacciare queste oscillazioni termiche. Cioè il gioco è aplastar la onda y desfasarla en el tiempo. Qui ci sono un po' di proprietà dei materiali per avere un'idea di che valori ha la diffusività per materiali, per esempio, per metalli, per materiali isolanti e per classici materiali da costruzione, non il legno. Dopo vi faccio vedere i valori del legno. Questi sono alcuni valori di conduttività, di densità e di calore specifico e poi finalmente la diffusività. Por material, aquí están algunos metales, aquí hay algunos materiales de aislación, lana de vidrio, poliestireno, vidrio y esto es hormigón, esto es ladrillo.
Se guardate la diffusività termica dei materiali isolanti, la diffusività termica dei materiali normali, non c'è una grossa differenza. Per esempio, la lana di vetro e il mattone hanno la stessa conducibilità, la stessa valore di diffusività termica. Quindi, non è che mettendo della lana di vetro io riesco ad aiutare, diciamo, dal punto di vista della diffusività termica, il muro, perché il muro è come se fosse stato fatto da uno strato che ha lo stesso comportamento in termini di diffusività termica. Quando invece uso il legno ha un C che è doppio rispetto a quello che hanno questi materiali. E quindi mi permette di avere di introdurre nel muro dei materiali, degli strati che hanno una diffusività termica molto diversa da quella, per esempio, degli isolanti o degli altri, dei classici materiali da costruzione. Dice che poi va a mostrar la madera, pero para tener una idea, la madera tiene un calor específico prácticamente el doble que el ladrillo o el hormigón. Y entonces, en términos de comportamiento al calor, la difusividad térmica va a cambiar mucho y nos permite usar un material que tiene un comportamiento muy distinto a estos de acá, porque si se fijan bien, por ejemplo, con respecto a la lana mineral, el ladrillo no tiene mucha diferencia en términos de difusividad, es todo bastante homogéneo, por lo tanto no juegan un rol muy distinto en términos de difusividad, ni el hormigón tampoco, en cambio la madera sí. Poi torno al problema del legno, cioè cosa Sì, cambia il legno su después queste cose qua. va ad attaccare il tema della madera in specifico. Adesso volevo capire come si fa a calcolare quel ritardo temporale, perché io ho detto che voglio più di 8 ore. Come faccio io tecnico, a calcolare il ritardo? C'è uno strumento che mi permette di fare questo calcolo e di sapere anche quanto si schiaccia l'oscillazione di temperatura. Io ho bisogno quindi di sapere l'attenuazione e lo sfasamento dell'onda termica. Fissato il muro, fissata la stratigrafia, io adesso ho bisogno di uno strumento di calcolo per sapere quanto valgono questi due parametri. Entonces, ahora, dado que necesitamos saber eso, vamos a revisar un instrumento de cálculo que nos permite saber cuánto se atenúa la oscilación y cuánto se desfasa en el tiempo. Porque con eso vamos a tener que jugar al momento del diseño, una vez que tengamos, o al momento de evaluar una estratigrafía propiamente tal. Il problema qui è che dal punto di vista matematico, quando si va ad analizzare il muro in regime dinamico, l'equazione è complicata da risolvere e quindi ho un po' di passaggi matematici che io non voglio fare oggi. Ma quello che vi dico è che se il muro in stazionario si può studiare associandogli delle proprietà che sono dei numeri reali, quindi la resistenza termica, la trasmittanza del muro, è un numero, 0,3, 0,7, 0,25, 1,4 e via. Quando studio il muro in regime dinamico, il muro diventa una matrice, 2x2, con quattro numeri complessi che sono all'interno della matrice. Quindi ci sono tante informazioni dentro a questa matrice in più rispetto ad un numero solo. Dentro la matrice ci sono quelle due cose che interessano a noi. Esta es la fórmula, dice que no quiere entrar hoy día en el cálculo de esto, que nos permitiría obtener esos valores, que cuando se hace un cálculo dinámico, en realidad se complejiza tanto el sistema porque el muro ya no es una secuencia de números, sino que es más bien una matriz en la cual hay cuatro números complejos y de esos nos interesan en realidad dos valores que son cuánto se atenúa y cuánto se desfasa en el tiempo y hay instrumentos y hay herramientas que permiten lograr eso, lograr ese valor. Dal punto di vista del calcolo, io ho il mio muro, la mia oscillazione di temperatura esterna, la mia oscillazione di flusso di calore, per esempio il sole che colpisce la parete esterna. Quello che voglio è introdurre questo, dentro la parete e capire come la parete lavorerà su questi due andamenti, trasformandoli in termini di sfasamento. E per fare questo io che cosa faccio? Prendo quello che entra,
e lo metto in un vettore, lo moltiplico per la matrice che contiene quattro numeri complessi che rappresenta il muro, per ottenere, per un prodotto riga colonna, l'uscita, cioè ottengo questo. Quindi per poter fare i calcoli in regime dinamico io ho bisogno di lavorare con le matrici, mi devo costruire per ogni muro la sua matrice di trasmittanza. Non c'è la trasmittanza, c'è una matrice di trasmittanza. Ho quattro valori complessi che sono all'interno della matrice. Para efectos del cálculo, lo que se hace, bueno, se tiene parámetros de entrada, que es la fluctuación de temperatura interna, la fluctuación de flujo energético externo, o sea, por ejemplo, el sol, y quiero saber cómo esto va a afectar este flujo y este flujo de acá. Entonces, estos son los parámetros de entrada que teníamos acá, queremos saber este resultado, y lo que hay que hacer es hacer una multiplicación, porque esto se transforma en un vector ahora, y esto de acá se transforma, o esto en realidad es la matriz de cuatro números complejos que representa el muro, y hay que multiplicar para poder obtener esos dos valores internos. Y ahí ya se pone complejo. ¿Cómo fate a calcolare esto? Se andate su internet, trovate dei software gratis che vi permettono di fare quel tipo di calcolo. Se avete problemi vi do un foglio Excel io per poter fare questo tipo di calcolo una volta che sapete le caratteristiche dello strato. Quindi trovate come calcolare questi quattro numeri. Ma di questi quattro numeri c'è un numerino che è il più importante di tutti i quattro, che è questo. Questo qui, questo numero complesso che è qui, ha un significato fisico che è molto vicino al significato che noi diamo nel calcolo stazionario alla trasmittanza del muro. E infatti da quel numero noi ricaviamo quella che viene chiamata la trasmittanza dinamica, cioè è l'analogo concetto della trasmittanza statica quando studiamo il muro in regime dinamico. Sì, il calcolo è abbastanza complicato perché è un'arrivata gratuita in linea in cui si possono fare questi calcoli. Se abbiamo problemi, il può passare una tabella Excel para calcular esto. Sí. Y dice que en esta matriz en realidad hay un número bastante importante que es este, que es el homólogo de la transmitancia que tenemos en el cálculo estático, que en realidad se llama transmitancia dinámica. En práctica, el muro viene tramite quella matrice schematizzato non solo come una resistenza, ma anche come una capacità che il muro presenterà lato esterno e una capacità che il muro presenterà lato interno. Quindi il muro non è visto più come una sola resistenza, ma come un sistema resistenza-capacità. E quindi se io metto dei condensatori dentro un circuito elettrico, ottengo dei fenomeni di carica, scarica, tutto diventa una funzione del tempo come noi facciamo nelle simulazioni dinamiche. Dice che nel fondo el esquema ahora ya no es entender el muro solamente como una resistencia, sino que es una resistencia pero que a un lado tiene una cierta capacidad y al otro lado del muro tiene otra capacidad, y que por lo tanto esto además en función del tiempo permite entender un sistema que es muy diferente al cálculo estático. Che succede quando io ho una parete fatta da tanti strati? Normalmente le pareti non sono mai fatte con un unico materiale, sono fatte con legno, poi metto l'isolante, poi magari ho un altro pezzo di legno, poi ho una finitura con l'intonaco, eccetera. A ogni strato va associata una matrice. E il valore della matrice complessiva sarà ottenuto andando a fare le moltiplicazioni tra tutte queste matrici per ottenere la matrice di tutto il muro multistrato. Lo che vediamo antes era un solo material, esto, pero cuando tenemos múltiples materiales, cada material tiene su matriz y finalmente el comportamiento del muro completo es la multiplicación de todas las matrices. Adelante. Adesso tanto ingegnere. Ultima cosa, poi mi fermo.
L'ultima cosa è questa. Cosa cambia rispetto al muro che avete analizzato, che alla fine è schematizzato in un muro con tanti strati, come tante resistenze, quindi come dei numeri, no? Quando voi andate a fare il calcolo della resistenza totale del muro, voi sommate le resistenze dei vari strati. Quindi fate 3 più 5 più 8 più 9, eccetera. Allora, quando gli strati sono schematizzati con dei numeri, siccome la somma di numeri gode della proprietà commutativa, voi potete scambiare la posizione di uno strato, ieri dicevi l'OSB deve essere messo dentro o fuori. Dal punto di vista stazionario non c'è nessun tipo di differenza, sì, perché la resistenza è sempre quella. Ma siccome qui devo fare un prodotto non di numeri reali, ma di matrici, io non posso scambiare una matrice con un'altra, perché il prodotto delle matrici non gode della proprietà commutativa. Quindi in questo caso, nel calcolo dinamico, la posizione di uno strato è molto importante, perché io se io cambio la posizione, mi cambia il comportamento dinamico della parete. Entonces, en un cálculo estático, y un punto importante, en el cálculo estático, la posición de cada una de las capas es irrelevante. Si lo único que estoy calculando es resistencia, calculo la resistencia de una capa, la resistencia de la otra, la resistencia de la otra, y las sumo todas. Da lo mismo si pongo una después o una adelante, porque la suma es conmutativa y puedo, por lo tanto, cambiar la posición de los factores. En el cálculo dinámico no, porque las matrices no pueden cambiarse de orden porque sí alteran el resultado final. Entonces es importante entender que aquí la posición de cada una de las capas va a determinar fuertemente el resultado del comportamiento del muro dinámicamente. Che è la realtà. Adesso. Ci fermiamo? Sì. Lo facevano Ci fermiamo. Si è capito qualcosa? Io, cioè, pregunta se si intendió algo. Sì. No, no, ma il calcolo non è importante. È importante che capite la fisica. Il concetto, poi dopo per calcolare vi do io gli strumenti per fare questo tipo di calcolo. Non pensate che sia complicato, è complicato, ma non è, si trova tutto. L'importante è che capite che quando passo al dinamico, tante cose che sono scontate nello statico non lo sono più. Stop. Che non si preoccupi, non si complica molto con il calcolo. Hay software para eso. Y no están, los valores se pueden conseguir. Es importante entender los conceptos y es importante entender que ciertas cosas que nos han presentado cuando hace el cálculo estático, el cálculo dinámico.